Ciao, come stai? Ci vediamo poi dopo. No, non so se posso. Perché? Immagino che te lo ricordi ancora bene quel giorno. Sì, è sempre presente quando è stato per me una nuova nascita. Io adesso ho 50 anni, però per me quel giorno lì è come essere rinato. Infatti non ho 50, ma ne ho molti meno. Allora c'era la prima di questa commedia dialettale cantata, bellissima. La cosa è successa sul finire della commedia, è successa. Cioè, stavi recitando? Stavo recitando e poi non mi ricordo più niente. Stavo cantando e non mi ricordo più niente, come un sipario, come un velo nero che sugli occhi. Poi non ho saputo più niente. Ero morto, cioè, non lo so. Poi tutti i racconti che mi hanno detto che è successo. Sono stato prima col massaggio cardiaco, la respirazione e poi è arrivata l'ambulanza della pubblica assistenza col defibrillatore. Poi ho sentito un colpo, ero sul tavolo del pronto soccorso e ho riconosciuto una persona del mio paese che lavorava lì al pronto soccorso. E da lì hai Poi ripreso da lì conoscenza. ho ripreso conoscenza e poi sono qua, sono riuscito a farmi la famiglia, appena che mi hanno dato l'ok, dovevo lasciare qualcosa di me sulla terra e ho fatto subito due bambini, Quando ora già fanno così. parte della nuova vita. Nella nuova vita e sono strafortunato, ovviamente, sono molto fortunato, perché non tutti sono riusciti a avere. Non l'hanno salvato come l'ho salvato io. Non ho avuto la fortuna di avere un defibrillatore. Da pochi giorni che il progetto Vita l'aveva dato alla pubblica assistenza, penso dei primi di dicembre. Dunque, sono state tante cose concatenate che mi hanno portato a essere ancora qua. E